Che è la cosa bella? Ci cerco del maricato. Angela, la mette qua. Angela la mette qua, la signora. Quella è l'ancia pronta. Quando noi finiamo la canzone ci spostiamo. Uno di noi, non c'è bisogno di un altro. Quando finiamo, uno di noi, Momentanei, ma mi ha chiesto fino a quando ci tratteniamo. Lui ha un problema in ospedale, ha dei pazienti, sapete il suo lavoro, quello che è. Una benedizione, una parola illuminante. Perché abbiamo bisogno di questa parola illuminante? Perché è una comunità, adesso non sono tutti presenti perché un po' la pioggia ci ha ridotti, quindi la vostra presenza ci inorgoglisce, ci fa piacere, ne abbiamo bisogno, i nostri dubbi sono tantissimi. Voi sapete qual è la mia passione, quindi arte, storia, scavi di Pompei, musei archeologici. Noi entriamo nella vostra casa, nella chiesa, attraverso la porta dell'arte. Ultimamente e recentemente ci siamo fermati davanti al martirio di Santa Apollonia, nel Banco di Napoli a Napoli, un gruppo di queste signore, una cinquantina di noi, siamo andati a vedere dei quadri del Caravaggio. Quindi la conoscenza del martirio, la simbologia, una serie di cose che... Santità, diteglielo voi che non è Natale, non è sullo stipanettuto. Insomma, mi ha chiamato Eminenza, mi ha chiamato Santità. L'unico nome che si unisce è l'umanità, è quello che si affratella. Ebbene, sono contento di stare almeno un po' di tempo con voi, perché...
Perché il messaggio del Natale a cui stava facendo riferimento il nostro caro amico non è tutto quello che ci circonda, lo sappiamo bene, lo sapete più di me. E dov'è il messaggio del Natale che, nonostante il tempo, i cambiamenti, le mentalità diverse, resiste? È nel fatto che ogni essere umano è importante, dal più piccolo al più grande, porta con sé, dentro di sé, una energia straordinaria che un po' si sviluppa e un po' si perde, ma quella è anche una rappresentanza dei giovani, perché poggiando sulla saggezza si potrà non ripetere la storia, ma farla andare avanti. Per questo grande progetto c'è bisogno di tutti. Questa è la benedizione che il Signore ci dà, e io volentieri sto qui, almeno un po' con voi, a godere di questa gioia che si costruisce insieme con l'arte, con la rappresentazione, con l'arte culinaria, con la vostra presenza. Portiamo in un mondo buio la luce che teniamo dentro. Auguri, auguri di cuore. Grazie. E a tutti quanti voi e alla vostra famiglia gli auguri miei e dell'Unitre. A tutti quanti. Siamo una bella famiglia e questo ci fa piacere. Vincenzo Esposito è il nostro presidente, l'altro che ci dà i lumi, no? Prima abbiamo sentito il vescovo, i lumi arrivano a quelli un po' più tecnici e burocratici, ma è appena entrato il sindaco e gli giro subito il microfono per tenerlo libero. La sua professione sapete qual è, lui si è attentamente e cortesemente, già è passato di qua mezz'ora fa e mi ha informato purtroppo delle emergenze, che piccole grandi emergenze che per il suo lavoro coinvolgono 24, è un'altra missione, vero Santità, questa qua? Buonasera a tutti, io vi ringrazio per tutto quello che fate voi dell'Unitre, ringrazio il Presidente, tutti i soci, Sua Eccellenza il Vescovo di essere qui, è importante, è una bella realtà l'Unitre di Piano di Sorrento, della penisola sorrentina, vi muovete a 360 gradi sul territorio, fate sì che tutta la cittadinanza possa partecipare alle vostre iniziative. Siamo vicino a voi, insomma, veramente vi ringraziamo per tutto quello che fate. Come docente dell'Unitre e come sindaco, e come segno, ecco il distintivo dell'Unitre che lei vorrà certamente accettare con piacere. Ecco, lei fa parte della nostra famiglia e ne siamo onorati. Giustamente Vincenzo Esposito ha ricordato che il sindaco adesso è sindaco, ma negli anni passati per tre ci ha portato. Noi ci siamo dati un progetto ormai da tempo che è quello di energia, in quanto dietro si vede che c'è passione, c'è amore, mettere insieme quattro righe non è cosa facile. Ma toglietemi una curiosità, presto. Quanto tempo ci lavorate vicino a queste cose? Perché si vedono. La faccio in mezz'ora, poi nei giorni successivi ha giusto qualche poco. Infatti ci stava, mi è finita tra le mani la copia originale che la là con qualche cancellatura, non più sostituita. No, il vocabolo più adatto che rende più l'idea, ma mi dovete credere che la faccio in mezzo, ci ho fatto un po' qua. Comunque Lucio. Volevo dire che. Lucio. Non so se avrò la in quanto alla solita, ma quando si sente? Sì, no. In quanto alla solita, Santa Cosina, ogni giorno spunta il sole, arriva la sera, facciamo le stesse cose, però nessun giorno è uguale a un altro. Quindi in effetti ci sarà sempre qualche variazione. Spero di avere un abbastanza verbe, perché sia le parole di Monsignore sia quelle del sindaco mi hanno un po' emozionato. Cioè loro sono due personaggi quali siamo pure tirati dal nostro presidente a parlare, non hanno parlato con forza praticamente, hanno detto effettivamente, il sindaco poi l'ho conosciuto stasera, ha un'espressione di bontà così all'aspetto che è sicura, diciamo così, è sicurezza praticamente. Potrebbe essere materiale per la prossima cosa. Il Monsignore mi ha detto che con gli anni viene la saggezza, mi sento un po' più saggio, ma soprattutto si impara a guardare un po' in faccia alle cose. E allora così rapidamente sopportate ancora una volta. L'unica carità che chiedo, perché pure io posso
giorno, come tutti gli altri bisognevoli di carità, che all'ultimo verso in fondo alla pagina, se lo ripetiamo la seconda volta tutti insieme, mi date molto conforto, cioè mi date la sensazione della condivisione. E allora è da distribuire ancora. E allora, dopo un anno faticoso, sia nel bene che nel male, si capisce che a Natale uno sacco si vuol dare. Tuttavia, in tal vacanza, siamo pure un po' pressati, quasi a forza trascinati dalla gran pubblicità, che alla fine veramente non diventa più riposo, oltre che di religioso non c'è quasi niente più. E guardando più lontano, nel bel mondo americano, lì c'è ancora più esagerato ogni sua mondanità. A New York la grande mela, tale è l'albero di Natale, che noi con un cannocchiale o potessimo avere a capo. Ma cos'è sta smargiassata, se Trump addirittura pensa già di fare un muro, una vera inciviltà. Quando appiccichi la fede, così lustro e colossale, che cos'è proprio il Natale? Il suo sabato, oppure no? Non lo sa che all'altra parte, fosse Messico o Argentina o in America Latina, c'è la stessa umanità, che il Signore vuole aiutare propriamente i disperati, ma per quelli così agiati come a lui, che ben ha fatto? E tornando a casa nostra, al di sopra di ogni male, quel che triste fa il Natale è la terra che tremò. E ogni tanto trema ancora, ma sia pure in tal patire, anche lì si può capire il Signore dove sta. E non certo nel giudizio di quel prete più arretrato, che pensò che dal peccato la rovina derivò. È rimasta Adamo ed Eve, a Dio della guerra, quel di Sodoma e Gomorra e dell'arca di Noè. E non sa che Gesù disse: Dio non manda distruzione, cataclismo o alluvioni, solo amore e carità. Tuttavia il Monsignore parlò da Radio Maria, così che la sua follia ebbe gran pubblicità, anche accorta l'emittente, prese in vetta le distanze, che perdendo la credenza, povero Dio o business. Ma chi pur nella sciagura proprio Dio vuol ravvisare, sono le mani a da guardare di chi è andato proprio là, a scavar fra le macerie nell'intento di trovare qualcheduno da salvare che sepolto era ancora. E scoppiava tra i presenti grande gioia e battimani se qualcuno, sia pure un cane, usciva vivo a sotto là. Veder quanti volontari i pompieri hanno affiancato dall'amor sollecitati e da un senso di pietà. Ed è questa malattia che ha messo in ogni cuore solidarietà e amore per il prossimo cristiano. Quell'amore che affianca il fratello che patisce, quell'amore che gioisce quando aiuto riesce a dare, quell'amore che accoglie senza alcuna distinzione né di razza o di nazione, nella vera carità. Ma se al mondo ancora prevale l'ignoranza ed il razzismo, l'interesse e l'egoismo, Cristo che è venuto a fare insieme? Viene insieme a noi, segue delle indicazioni. Carlo, compriamo questi libri, dottor Pepe, forniamoci in questa biblioteca, possiamo arricchire questo, possiamo arricchire questa, cose che poi sono parole, richieste, che tradotte in soldoni, diciamo, il loro carico e il loro peso. Lui lascia la scrivania, viene nella biblioteca, viene nella sede dell'Uni3 e si rende conto delle eventuali necessità per appoggiare o supportare. I nostri auguri, dottor Pepe. Che se lo merita, non voglio, devo dire altro. Grazie, non voglio farvi perdere tempo, anche l'arcivescovo stasera è venuto a farci visita, siamo molto soddisfatti e contenti di questa presenza che dice tanto e dà tanto. E anche in questa luce così di quest'anno di misericordia che abbiamo tutti quanti, ci siamo un po' tutti quanti bagnati. Ha portato dopo il matrimonio un po' a lasciare questa cosa, però dopo una decina di anni ho rivisto gli amici di un tempo e quindi allora invece abbiamo deciso di fare teatro.
lavata della saia, sono tornata, non te la sa mai più, ma che vita che sto ora. Zuliana porta. Chi potrebbe essere anche tu? È sicuramente qualche creditore, vada per lì. Vada per lì. E perché non ci vai io a da per lì? Per favore, non venga a mancare la forza di me soldi. Ma può essere qualcuno che va trovando a te. Come può essere qualcuno che va trovando a te? E poi mi ci astenere un po'. Ma si è fatta un dedio. Manca pazienza, prima mattina, ma per chi è? Ma dove è? Lui è umbo di sta casa. Ah, sì, tu, Pascoli! Ehi, finalmente! Che fai tu? Si chiamano a quest'uno, ma credo che mi arriva suicidata. Sei una suicidata? Che bella auria prima mattina, noi! E come volete? Arrivederci. Avete bisogno di qualche cosa? Avrei bisogno di tante cose, Pascali. Ma comunque baccalà, sono due opere d'arte. Ma che ti posso dire, come la cavalleria rusticana di Pagliaccia. E dimmelo poco, ma come l'hai cucinata? Come l'hai cucinata sto baccalà? Alla marinara, te lo dico. Alla marinara. E raccontalo poco. Come, allora, come, come? Io ho comprato un chilo di baccalà per me e mio marito. Ma quello alto, quello colposo, quello spesso, bravo. Allora sai che ho fatto? Ho preso una bella padellona, bella quella grande, l'ho tagliata a pezzettini, poi ci ho messo aglio, olio, olio di origano, qualche pomodorino. Pomodorino. E l'ho messa a cucinare a fuoco lento. È proprio noi alla mano. Momento, un momento, un momento. Un momento. Sono di chi quando si prova? Sei andato a parì? Signorina Giulia, mamma mia che piacere! Mamma mia! Che meraviglia! Semplicissimo! Passavo per caso e ho visto al portone il vostro nome sull'etichetta e sono salita. Finalmente li si vede, signor Morelle. Vittorio! Oh, signorina Giulia, scusi, stavo impegnato nel lavoro. Prego, prego, fate pure. Cos'è? È un quadro da restaurare, lei lo sa, siamo artisti. Giusto. E voi, signor Morelli? Perché non vi si vede più? Sono stato impegnatissimo. E ditemi una cosa, papà, il barone? È a letto. A letto? Sì. Niente di grave, una leggera indisposizione, la solita indisposizione perché mangia troppo, troppo! Mangia troppo, hai capito? Oh padre, mangia troppo, mangia lui! Sì, contro il volere. Scelta da sce. Yamantare allo sfondo sole, casa è più bella quando piove, pace scappa, pace asciutta, scende da scende. Is è muto, es è sotto, aggressionato. In allenamento e per fare festa ancora più divertente ci è un concertino di sciogato. Ah, l'auguri fusciardo di invitato, ma sposa sorda non sono detto niente, io sposo muto conoscendo la gente, pensai che è muto, sono che affortunato, restato solo
fui non più felice. Se... Io grido, parlo forte, ma quella non mi senta e non capisce niente, ma facci pazza a me. Se le cerco una presa di cognacca, ci credete? Per la piglia con mala parola, ci pensate? Se le chiedo una tazza di latte, che le scene macchie e guarda, se le ricavari faccio pazza, che la piglia si mette a lucca. Ma scantiamo il suggeritore. Meno male, va, perché devi sapere che il regista è rimasto senza il primo attore, per cui mi ha chiesto a me di interpretare la parte. Però io di questa commedia non so assolutamente niente, non so di che si tratta, non so nemmeno una battuta, tu le sai. Sì, io sono il suggeritore. Meno male. Allora noi dobbiamo fare una cosa, ci dobbiamo mettere d'accordo, eh? Io so fare una risata molto coinvolgente, di tipo... Io quando non capisco la battuta mi faccio sta bella risata. Tu approfittando ma ripeti e così siamo tranquilli. Mi devi stare attaccato, devi stare vicino. Mi sto azzeccato. Ah, molto bene. Come hai detto di chiamarti? Spartaco. Sparto. Senti, mi raccomando quando vai in scena, eh? Aria di nobiltà. Tu sei il conte Armando Duval. Armando Duval. Non ti preoccupare. Margherita. Armando. Spartaco. Margherita. Armando. Spartaco. La vostra vista sola. Un'intervista sola. Vi piace il gorgonzola? Sola? Vi piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto. L'amore è diverso sul letto. E suscita rutti nel cuore. E suscita rutti del cuore. Presso parenti ed amici. L'espresso da Terni a Parigi. Alberga una tetra leggenda. Alberga una tetra leggenda. Alberta si è persa la gente. Parlate. Non sembra voi siate malata. Padre, sappiate che io sono fermo nelle mie decisioni. Padre, sappiate che io sono infermo nelle mie indecisioni. Evitiamo le dispute. Mi è sempre stato inviso il disputare. So ben di preciso. So bene di preciso. Che il disputar ben viso. Come sputarvi in viso. Dottore, vedete se il cuore pulsa. Dottore, vedete se il cuore pulsa. Ancora pulsa. Ancora pulsa. Dottore, ditemi tutta la verità. Dottore, ditemi tutta la verità. Parlate a cuor nudo. Parlate a cuor nudo. Alla tosse. Potessi tornare indietro. Ma se potessi tornare indietro. Armando, perdonatemi, Armando. Se non conosceste la dolcezza del mio... Quante lì? Quante lì? Cinque. E deve dire? Amore! Amore! Viviamo negli eredità, dici che la bellezza è in fiora, e là fuggevo, fuggevo le ora, si nebbre a voluta, e piame i dolci gemiti che suscita l'amore. Accanto a lui si inginocchiarono i due con l'incenso e la mirra.
mia ricetta è nato un altro sventurato. Ma che la mia ricetta è nato un altro sventurato. E alla lugiata rindana ma pina man pasciaia. E dindano sfortuna sa nuera ma campaia. Novena, novena, Natale, novena, ma questa novena ci fa mamma vera. Parendo un magnava, mi teni quattrina, parendo la sola, tareti patrina. E allora mi cucco con tutte le canzine, e a notte mi sonno che nasce un bambino. E nasce di spetta una bella cantina, quattro orecchie di soffitto con tre di tre. La pesce sa sicce un bello cavura, quella mescata con l'uva ritora. Castagne problema da noce d'uccella, salate di bozzo con l'uso da miella. Ma se ma fuma la pipa ma vaga a bocca. Facciamo da un sacco di mandalone, ma di sassette vicino a messa frisca, sai che puzza, sai che male di caldo che ci vai. E che te ne importa la gente? Che sto vicino io, a me la puzza della benzina non piace, a me tu puzza e più ti voglio bene. Dopo questa dichiarazione d'amore sono autorizzata a puzzare più di prima. Ecco qua, siete servito e non ci pare proprio niente. Mamma mia, che, che fritte, che fritte, tu non ti senti fritta? No! Viada a te, viada a te. A te. Mi giovanotti, sono 7 mesi che avanza il padrone di casa. A era vedetta e mi disse queste testuali parole. Mo vene Natale e non mi voglio pigliare cotta. Ma vabbè, ma... Esce, è davvero bravo. Lo che chi ci riesce, lo patatelli in persona. E vabbè, questo sarebbe il mangiare di Natale. Vuol dire che faremo a meno di qualche cosa. Tu fai, noi faremo a meno del Natale. Questo Natale non ci interessa, soverchiamente. Eh già, per noi le feste non esistono, Ma mi sono stufata. Io non ce la faccio più a fare questo purgatorio vicino a te. Adesso basta. Io scendo un momento, ma torno presto. E a dove vai? È una sorpresa, io scendo appositamente per te. Poi vedrai, poi vedrai. Povera Antiglia, solo io capisco. È vero, ma a proposito, poi ti fatti il salvadanai, l'avete rotto? Sì, l'ho rotto. E questo è quando i 17 lire e 65 centesimi. È vero o l'amica sta scherzando? Diteglielo, è vero o non è vero? Sì. Allora, io vengo. Sì, signore. Ma voi siete tanti imbecilli che non fa neanche la pena che vi lasciate. Uscite subito da casa mia. Sì, vado. Però tengo a precisare che la colpa non è mia. La troppa è tutta di Don Mimì che mi ha incoraggiato in questo. Oh, si numeriato. Oh, poi state al vostro posto. Ti metti le tartarughe oro, che vorresti dona con si Santa Lucia. Me capillo, ti sciarranno presto, vedrai. Però ho già avuto la soddisfazione di farti un regalo. Tu, un elogio papà ho dovuto io mettere, perché ci mancava catena. Eccola qua, te la regala tua moglie. Buon Natale, Assilio mio. Grazie. Ma io ti ho accatto un petto nei tartarughe ora. Ma ci vanno d'ora in loro. Saluta, mesto se ne va, se c'è l'alba, spera ogni cuore, che il nuovo anno lieto sarà. Un anno a chi è felice nella vita,
ancora ti dice spera. Buon anno, buon anno. Domani più bel sole splenderà.